Ma allora andiamo a dare il risultato finale. Carolina Kostner è la nuova campionessa europea. 183,55, è stata perfetta nello short, non ha avuto rivali nel free. Guardate che distacco dalla pur bella e bravissima Kira Korpi, che come l'anno scorso conquista la medaglia d'argento. Conquista la medaglia di bronzo. Kira Korpi è sul podio, mentre abbiamo la Elena Gedemanshvili che va a conquistare il terzo posto, e questo penso sia davvero un risultato straordinario per la Gedemanshvili. Io penso che qui Brian Horse fosse arrivato più sperando di portare Javier Fernandez sul podio, e invece ecco, è arrivata Elena Gedemanshvili. Naturalmente straordinaria la Carolina Kostner, oro, Kira Korpi argento, Elena Gedemanshvili bronzo, ma bisogna dire anche che è davvero straordinaria la nostra Valentina Marchè, che rimane nelle 10 perché ottiene un'ottava posizione. Polina Korobeynikova quanto si potrà rammaricare per lo short di ieri, perché quarta, Victoria Helgenson in quinta posizione, la Makarova sesta, la Leonova chiude in settima, poi appunto la Valentina Marchei ottava, la Francesca Rio naturalmente paga un po' anche lo scotto dell'inesperienza, 23esima. Davvero cosa dire di questa straordinaria campionessa europea? Teniamocela stretta nel cuore. Carolina aveva vinto l'argento l'anno scorso, il podio ve lo ricordate era Sara Meyer, poi l'argento di Carolina e il bronzo di Kira Korpi. Allora adesso lo possiamo dire, 4 volte campionessa europea, ha vinto l'oro 2007, 2008, 2010 e così Franca adesso può dire che aggiungiamo 2011. E allora le medaglie argento 2012, scusatevi, l'argento nel 2011, poi a questo punto andiamo a vedere il bronzo del 2006, ma aveva avuto l'argento anche nel 2009, quindi oro 2007, 2008, 2010, 2012, sono 7 medaglie in totale. Davvero straordinaria la nostra Carolina, al decimo europeo, è incredibile veramente. Oggi abbiamo visto due grandi campioni vincere, la regina e lo zar.